perdonatemi, ma sono piuttosto raffreddato e sotto gli ghiotti, quindi potrei un attimo perdermi nei miei discorsi. Beh, intanto mi presento, io sono Nelvio Bissolati, vengo da Cremona e da 10 mesi mi sono trasferito in Giappone. Da 15 anni ascolto musica giapponese, è una delle scene che mi interessano di più in generale nel mondo. E niente, oggi suonerò di sotto con un mio progetto che si chiama Dear Richter ed è un omaggio al punk e al metal ignorante giapponese anni 80 e 90, e quindi c'è stata anche la possibilità di fare questa lezione. Stesso tema, punk e metal non solo ignorante, anche se ce ne sarebbe da parlare per ore. Qualcuno di voi ascolta musica giapponese in generale? So che qualcuno l'ascolta. Punk e metal in Giappone sono, sembra una cosa stranissima, che magari in Giappone uno dice ah, c'è musica tradizionale, c'è il pop, quello che si vede di solito in televisione, su internet. Magari adesso si conoscono le baby metal perché sono diventate famose a livello internazionale, però prima di arrivare alle baby metal ci sono stati ben più di 30 anni di storia. Partiamo dalla fine degli anni 70, proprio il 79, quando una delle primissime band punk in Giappone ha iniziato a fare qualcosa di molto più veloce e violento, e si chiamano SS. Praticamente questo gruppo si esibiva anche abbastanza normale come divise studentesche, però erano cattivissimi. Esistono solo 2 registrazioni live, non hanno mai rilasciato niente in studio, una di, non so, marzo 79 e l'altra durante l'estate del 79. Sono state rilasciate su vinile nel corso degli anni e infine, credo a inizio 2000, è uscita questa raccolta che mette insieme un po' tutto. Tra l'altro rilasciata dalla Alchemy Records, che è, se qualcuno di voi magari era qua a sentire la lezione sul noise giapponese, l'Alchemy Records è una delle più importanti label del settore, perché è gestita da Jojo Hiroshige degli Hijo Kaidan. Super punk, siamo in tema. La. Sono appunto registrazioni live, marcissime, sono quasi dei bootleg. Ovviamente insieme agli SS, appena dopo sono iniziati a nascere tanti altri gruppi, come tra i più famosi ci sono i The Stalin. Rispetto agli SS loro erano molto più politicizzati. Michiro Endo, che è stato il fondatore degli Stalin, il cantante, ha sempre combattuto delle lotte sociali e politiche in Giappone. Facevano parte della stessa scena degli Inu, che in giapponese significa cane, altra gente come gli The Star Club. Se siete interessati alle label, magari, ce n'è una molto importante che si chiama City Rockers, e ha rilasciato dischi di Kenzie and the Trips e tanti altri, come ad esempio parte della discografia di The Stalin, ma anche altri della scena più goth come Madame Edvarda, Faidia, di cui comunque parlerò più tardi. E nell'82 è uscito un film dedicato alla scena punk giapponese
con protagonisti proprio di The Stalin, che si chiama Bakuretsu Toshi, che in inglese è Burst City. Punk hardcore, Gizma, che sono uno dei più importanti gruppi culto in Giappone per quanto riguarda il punk hardcore con commistioni e mix col metal estremo. Chitarre sporchissime, veramente metal, solo che purtroppo non ho vinili, anche perché sono molto rari. Tra l'altro sono venuti 2 anni fa, nel 2016, in Europa per la prima volta, sono usciti dal Giappone, dopo anni che non suonavano anche in Giappone, e ho avuto la fortuna di andare a vederli, ormai abbastanza vecchi, ma ancora con la carica e la violenza di un tempo, ed era gente che magari il pubblico che veniva a vederli, loro gettavano spray al peperoncino per tutta la live house, o andavano in giro con le motoseghe, o dopo si entra magari anche più nel noise e quindi lasciamo perdere con gettare preservativi usati o entrare con dei bulldozer nella live house, ma è un'altra storia. Visto che non ho niente dei Gizma o dei Goz così, che sono tutti nati nell'81 e sono stati tra i primissimi gruppi punk hardcore del Giappone, tra l'altro i Goz erano famosi per dire noi ci siamo formati, ci siamo messi insieme per suonare più veloci di tutti quanti, poi però in realtà davano l'impressione di suonare più veloci di tutti quanti. Ho portato un disco dei Poison Art, che una volta si chiamavano Poison, che non sono i Poison del glam americano né del black metal tedesco. Anche loro punk hardcore, come dalla copertina dietro, anzi, posso anche farla passare, che Poison Art abbastanza folli, con urla a caso. Quell'ignoranza che mi spinge ad apprezzare la musica giapponese di questo tipo. In Giappone ci sono state delle aree come Nagoya in cui si è sviluppata una grandissima scena punk indipendente, underground, lontana dai centri che potevano essere Tokyo, Osaka. Sono state rilasciate molte compilation su cassetta CD. Possiamo passare al punk, al femminile, che è molto sentito in Giappone. In generale ci sono tantissimi gruppi al femminile di ogni genere, anche nel metal, e anche lì c'è la follia più totale in alcuni di questi gruppi. I The Cams sono uno di questi. Donna Furiosa ha poi formato anche vari altri gruppi, però direi che questo è quello più importante da far sentire. Ci sono ovviamente tanti altri gruppi come le NARS, le KIA, proprio
come il verso solito delle ragazzine. Una cosa, visto che siamo in Italia, c'è un argomento di cui è necessario parlare, ovvero il punk giapponese in italiano. E lo so che è uscito magari qualche anno fa su Vice, forse, o su Noisy, un articolo a riguardo. Io con il mio gruppo cover di musica giapponese già nel 2012 avevamo coverizzato uno di questi brani, e ci sono principalmente due gruppi di cui parlare, che sono gli Isterismo. Ah sì. Gli Isterismo e i grandissimi Tomorrow. Con questo album che si chiama Nuovo Punto di Partenza, seguendo tutta l'estetica del nostro punk nostrano anni 80, raw power, negazione, così, e loro scrivevano i testi in italiano, o meglio, ci sono varie teorie, loro magari li scrivevano in giapponese e poi veniva dato a qualcuno di loro che sapeva un pochino male l'inglese, e veniva dato a qualcun altro ancora che sapeva male l'italiano, creando dei capolavori assoluti. Hanno rilasciato due album, e questo qui è il primo, e i titoli sono incredibili, come Se stesso, oppure Vicendevolmente, o Uomo valente, Mantenere lo stato, Fariseo, 7-8 punti esclamativi, eccetera eccetera. Il meglio è il mio preferito, che abbiamo anche coverizzato, che si chiama Sopprimere un discordia egoistico. Mille grazie. E Tomorrow sono di fine anni 90, e abbiamo fatto un balzo in avanti, però sono grandissimi, e purtroppo si sono sciolti, quindi la possibilità di vederli è sfumata. Noi senti il dolore, noi perduta di sangue, pensare al fine, vivente e finora, adulto e dopo come con l'unità. Se per prestigio, se per condizione, se per nazionale, il resto. Per poi passare all'Isterismo, loro credo che siano ancora in attività, sono molto più caotici, ci sono alcune cose su cassetta che sono inascoltabili, ma in senso molto positivo. Anche loro a livello di testi in italiano sono incredibili. Nuova mondo. Ideare avvolto in realtà oscuro e crudele, affondata effimero. Scrivere pagine che sommati in non può sopprimere il mio conflitto. Ce l'hanno su un po' questa cosa del sopprimere, perché sopprimere il mio discordio egoistico, sopprimere il mio conflitto. Ma devo vivere, ma devo esistere. Nuova mondo, mondo della verità. La luce è vista nell'altro loto della finale. Blade, forse Blade. Blade assediare ruggine, poco amore. Se che sarebbe diventato pazzo facile, ma io voglio essere un decente in questa confusione splendida rimane pulita. Nuova mondo, ritornello. Nuova mondo, nuova generazione. Guardare in cielo piumbeo, affilare in un settimo sensibilità. Aprire la porta di ordine caduto in disuso, andare l'alto ruolato nel non realistico. Trascendere istinto. Basta.
questi erano gli isterismo, molto più... E me disco. Sì, grazie. Molto più inferociti rispetto ai Tomorrow. Quindi abbandoniamo questo tipo di punk. Volevo parlare del post-punk, new wave, goth, dark wave, tutto quel mondo oscuro che c'è stato anche in Giappone, ovviamente. I Madame Edvarda. I Madame Edvarda esistono ancora oggi. Hanno rilasciato, tra l'altro, qualche settimana fa un nuovo album. E qui comunque siamo tornati negli anni 80, verso metà anni 80, se non sbaglio. Madame Edvarda non erano da soli, c'era un intero sottobosco. A parte i Madame Edvarda, che erano rilasciati da una label completamente diversa, tanti di questi gruppi facevano parte della Wechselbalg, che era a sua volta una parte della Telegraph, che rilasciava invece tante altre cose molto più sperimentali. La Wechselbalg si occupava del lato più oscuro della New Wave, con uno dei gruppi principali che aveva come nome G. Schmidt, uno dei miei gruppi preferiti in assoluto. Hanno rilasciato tantissimi dischi e sono passati da uno stile molto oscuro e pieno di riferimenti esoterici, sempre più verso qualcosa di progressivo e più anche più jazz verso gli ultimi anni della carriera, e sono praticamente andati avanti per tutti gli anni 80. Questo singolo alla fine si chiama LSD, anche questi capitanati da una donna alla voce, Shoko. Chiunque fosse interessato ad approfondire questo genere, credo che questo sia un po' un disco da cui dover partire. Non è stato rilasciato dalla Wechselbalg, ma al suo interno potete trovarvi i G. Schmidt, i Automod, i Madame Edvarda e i Sadi e Sad, che sono uno dei gruppi più folli della scena, ma completamente fuori di testa. Poi magari, se c'è tempo, metto su una traccia. E qui continua a fare una cosa da DJ che non va bene. Ecco, questi salti non sono voluti. E adesso passiamo al thrash metal.